Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Ti chiamati Dance, la rubrica di Voci di Cittadella dedicata agli incontri con gli artisti che sono stati al Festival Ti Dance nelle scorse edizioni. Quest'oggi incontriamo Andrea Cosentino, attore, autore, comico, studioso di teatro, vincitore del premio UBU 2018. Ciao Andrea, come stai? Ciao a voi, sto bene Elena. Mi Dove ti trovi in questo momento? Dove sei? trovo nella casa dove ho trascorso gli ultimi 3 mesi della mia vita, ma peraltro dove ho trascorso anche gli ultimi 20 anni della mia vita, quindi non è che sia cambiato molto, diciamo, nel frattempo. È casa mia a Roma, sono a Roma, quartiere San Lorenzo, quartiere di Movida che sta anche risbocciando, peraltro, lentamente, ma io non partecipo. Benissimo. In questo tu non partecipi alla movida, No, preferisci stare in casa. già ai miei tempi d'oro non ero proprio un campione di movida, adesso figurati, preferisco stare. Diciamo che sì, è una movida un po' a metà. Quindi questo è il luogo anche dove tu hai passato il tuo periodo di lockdown. Senti, per chi intanto io rinnovo, come tutte le volte facciamo, rinnovo l'invito a tutti quelli che ci stanno seguendo in questo momento in diretta su Facebook, che se ci sono commenti, domande che volete fare ad Andrea, siete assolutamente benvenuti. Per chi non ti conosce o, non, ti, o non, insomma, non ti ha visto, nel tuo passaggio a T-Dance, nella primissima edizione Zero, ci vuoi dire due parole sul tuo percorso, insomma, come attore? Ma sì, oddio, sintetizzare, alla fine sono quello che una volta venivo definito un narratore, ma non sono un narratore, ho degli studi da clown, quindi poi sono stato via via definito un antinarratore, un post-dadaista, cose così. Di base faccio, io quando mi chiedono di essere così sintetici, quindi a costo di dire delle stupidaggini assolute, mi definisco un comico di ricerca, un comico sperimentale, mettiamola così. Comunque, tra queste definizioni, quella di post-dadaista mi piace abbastanza. Sono uno che ha fatto studi di teatro fisico e però di base ormai si esprime quasi solo a parole, sarà l'età, sarà appunto la non passione per la movida, sarà una serie di queste cose. Ma insomma, diciamo che quello che posso dire è che più passa il tempo, più faccio spettacoli che sempre meno si affidano al testo, al senso e sempre più si affidano all'improvvisazione, al buttarsi nelle braccia degli spettatori, quel che vogliono, che capiscono, che non capiscono. Questo per dire che diciamo adesso questo lockdown, questa prospettiva di fare spettacoli nei prossimi mesi e anni con 3 spettatori che ti guardano da lontano non è una cosa che mi entusiasmi moltissimo, ecco, perché è una situazione che bene che vada ti costringe a costruire lavori il cui senso si chiude in se stesso, lavori che vengono letti come se fossero dei libri o come se fossero dei film, e questo non è il teatro per cui io sto lottando. Tra l'altro, tu hai avuto insomma anche una parte del tuo percorso e anche in televisione. Poi, insomma, sempre più ti sei avvicinato verso il teatro. Secondo te, qual è l'elemento, la cosa che ti ha fatto poi approdare al teatro, quindi all'incontro, alla relazione con il pubblico? Ma guarda, in realtà io ho iniziato dal teatro e finirò col teatro. La televisione è stata in realtà una breve parentesi, diciamo che è successo perché qualcuno mi ha visto, mi ha chiesto di fare il primo e unico provino della mia vita, tra l'altro con Mediaset. Credo fossero addirittura i tempi d'oro di Berlusconi, per cui mea culpa, ho partecipato in qualche modo a quella roba là, insomma, e devo dire che mi è anche piaciuto fare questa esperienza nella televisione commerciale, diciamo da cabarettista, ecco, dove io però proponevo pezzi di quello che era un mio spettacolo all'epoca, sempre con questi pupazzetti, con delle Barbie, gli facevo fare una telenovela demenziale, insomma. Non so, è un'esperienza che sono contento di aver fatto. Quello che ho notato è che anche la televisione commerciale dell'epoca, ma penso quella di adesso, è fatta spesso da persone molto intelligenti, molto in gamba, forse addirittura le migliori menti artistiche della nostra generazione finiscono là per motivi se non altro economici o per non stare dietro ai burocrati, ai politici che sono a volte peggio dei mercanti, mettiamola Ti così. danno del collaborazionista, comunque vorrei. Sì, ma conosco chi è stato, quindi insomma, Ok.
No, però quello che voglio dire è che la televisione, alla fine, almeno quella televisione generalista, commerciale, era una televisione, forse tuttora, di autori in gamba che però lavorano non al meglio di se stessi, cioè lavorano per produrre delle robe che loro stessi non andrebbero a vedere. Questa è la cosa che mi ha fatto dire, ok, la televisione mi interessa, ma non così tanto. In teatro, nella sua marginalità, tu hai il lusso di poter fare cose che tu stesso vorresti, di cui tu stesso vorresti fruire, ecco, non consideri il tuo pubblico al di sotto di quello che sono le tue potenzialità. Questa mi sembra l'unica onestà che noi artisti possiamo avere. Diverso è poi la televisione del web, no? Che diventa una televisione forse potenzialmente così diffusa, capillare, da far sì che ognuno si trovi il suo target. Ecco, forse questa cosa può riniziare a interessarmi, mettiamola così. Cioè, piuttosto che stare a un teatro grande con tre spettatori a distanza, forse meglio inventarsi nuovi linguaggi per questo nostro. Ma non so cosa voglio fare da grande. Sì, infatti si parla tanto di come reinventare il mezzo alla luce di queste disposizioni, che poi non si sa quanto dureranno, quindi c'è una grande incertezza. Ieri, ad esempio, intervistavamo Fabio Ciccale e Daniela Blasi, e Daniela diceva: mi trovo in una situazione di crisi quasi adolescenziale rispetto a quello che si potrà fare, dovremo fare, non so bene che cosa farò, e quindi può essere una grande, sì, può essere una grande opportunità, e però è anche un grande dilemma in questo momento rispetto a quello che vorresti fare rispetto ad una nuova produzione. Tu in questo momento sei come dire, ci sono delle cose in cantiere che stai, sì, ci sono, c'erano, ci sarebbe. Partiamo dal fatto che in qualche modo io sarei tra i privilegiati in questa particolare situazione, nel senso che ho da sempre fatto prevalentemente a soli monologhi, anche se non mi piace il termine monologo, quindi sono, credo, tra i più richiesti in questo momento, anche se credo che in questo momento adesso chiunque, anche gente che mediamente lavorava facendo dialoghi e sputando solo al proprio compagno di dialogo, si sta riciclando a monologhi. Sì, appunto, cioè adesso si riciclano tutti a fare monologhi, ma insomma quelli che per i quali questa cosa non era una vocazione si limiteranno a fare delle noiosissime letture di Joyce con Leggio, insomma, quindi insomma non credo che siano competitivi, mettiamola così. Però no, scherzi a parte, sì, avevo in programmazione una serie di cose. La prima è un nuovo lavoro fatto in tandem con un musicista, con un compositore che è Fabrizio De Rossi Re, che doveva predebuttare quest'estate e poi debuttare in autunno-inverno. La cosa che mi ha lasciato un po' sconcertato è che sarà effettivamente così, che francamente, nel senso che io quando sono caduto nel letargo del Covid ho mollato tutto, cioè l'unica cosa che mi sono messo a fare ogni tanto dei videini scemi da mettere su Facebook o su dei siti, e quindi quando da Kilowatt mi hanno chiamato per dirmi: guarda che si fa a Kilowatt, quindi insomma tutto confermato, San Sepolcro. Fuori di me ho detto: ah, che bello che si fa Kilowatt, bene, resistiamo, combattiamo. Dentro di me qualcosa ha detto: porca miseria, io questa cosa non ero preparato, non so, io ero, se dovessi scegliere sono di quelli che direbbero: no, aspettiamo che tutto sia veramente a posto e si riparte, insomma, però vabbè, poi alla fine, quindi insomma sì, mi sto rimettendo adesso a scrivere, a pensare a questa nuova produzione. Vabbè, a Kilowatt dovrò fare appena uno studietto, e io sono di quelli che quando fanno gli studi fanno veramente gli studi, improvvisano, vanno impreparati, non come quelli che insomma hanno già lo spettacolo pronto da 3 anni, però dice: facciamo lo studio, qui il secondo studio, qui il terzo studio, perché poi quello vuole l'anteprima e quello la prima. Io sono onesto da questo punto di vista, è uno studio e non si sa insomma come andrà l'interrogazione per quanto mi riguarda. Esattamente, certo. Senti, appunto, brevemente, come dire, navigato un po' sulla questione del lockdown, come te la sei vissuta? Insomma, cosa è successo in quello, perché una volta si chiamava quarantena, ma poi è durata molto di più della quarantena, quindi ormai non so come più chiamarlo, periodo di confinamento, come ti sei organizzato, insomma? Ma sai, in realtà da un certo punto di vista, veramente, come un po' accennavo, non è che i miei ritmi di vita siano cambiati in maniera, al di là del fatto che mi sono saltati una miriade di spettacoli, questo sì, questa è la vera differenza per me. Cosa è saltato?
Sì, diciamo che la differenza per me è stata lavorativa, economica, non certo di vita mia. So che io quando sono a Roma e non sono in giro a fare spettacoli sono assolutamente contento e rimango a casa senza troppe anche relazioni sociali in maniera molto indolore, mettiamola così. È cambiato che mi sono saltati molti spettacoli, siccome io sono uno di quelli che vivono dei propri spettacoli e non di sovvenzioni o stipendi assicurati, questa cosa ha fatto sì che sono stato lì ad aspettare i 600 euro dell'INPS. I primi sono arrivati, gli altri non ancora, non so come andrà, però devo dire, ho avuto questa emozione, perché poi noi da artisti abbiamo sempre a che fare con gente più o meno finanziata, non finanziata dal FUS, a lottare a cose strane. Ho avuto per la prima volta l'emozione, quindi sempre anche con questo senso, diciamo, da artista alla fine indipendente, anche se faccio parte di compagnie, di dover ringraziare qualcuno per qualcosa che mi arriva. Per la prima volta, sì, 600 euro dell'INPS, ho detto, ecco, lo Stato si è accorto che io esisto e mi dà qualcosa. Questa cosa è stato quasi commovente, dopo che possiamo discutere, che ci dà poco, però insomma, avere uno Stato di te artista senza delle mediazioni di gente che non si sa perché è lì a mediare per te, questa cosa mi ha fatto sentire un po' riconosciuto, quindi è stata un'esperienza nuova, bella, diciamo. Beh, nonostante insomma l'esiguità dell'attenzione, però un po' di attenzione c'è stata, diciamo così. Però in realtà non è che sei stato proprio fermo totalmente. Io ho visto insomma una produzione anche insomma da studioso del teatro, del mezzo quale sei, anche molto analitica del mezzo stesso in sé. Quindi una produzione di video insomma critici rispetto al mezzo, e non so, io sto parlando di diversi video che abbiamo visto, che hai pubblicato su Facebook, in particolare dello scattino. Ci vuoi raccontare un po' che cos'è lo scattino? Poi io lo farei proprio vedere. Perché... Sì, in realtà credo in 4 mesi di lockdown di aver fatto 4 o 5 video, non così tanti. Diciamo. I primi tre che poi ho chiamato trilogia sull'artista nell'epoca del suo isolamento sociale erano proprio sulla condizione di noi, diciamo, attori, teatranti, artisti vari che costretti a sfogarci con questo mezzo, queste telecamere degli Huawei, quindi di gente che apparentemente allegra, che in realtà se la guardi di profilo sta parlando con degli Huawei, quindi delle robe un po' tristi, diciamo. Poi a un certo punto ho iniziato appunto con lo scattino, il mio primo video in cui sto cercando di interrogarmi sulle potenzialità del mezzo, mettiamola così, ma lo faccio da assoluto ignorante, insomma, era la prima volta veramente questi lockdown che facevo dei video con il mio Huawei, non so neanche montarli questi filmati, quindi me li montava Alessandra che abita con me, quindi insomma sono... C'è una di fatto la distanza, come dire, dal campo di conoscenza ti permetteva di averne un'analisi più... Sì, credo che siano ammesso che abbiano un pregio questi video, sono proprio quel pregio dato dallo stupore infantile rispetto a dei mezzi che non sapevi che avessero delle potenzialità. Quindi è come un ricominciare a interrogarsi sul linguaggio partendo da zero e non dalle teorizzazioni di gente più avanzata. Questa cosa... Questo guardare da lontano le cose, ma in genere anche nella mia carriera teatrale, è sempre una cosa che mi stuzzica, mi interessa. Ecco, con i video sono partito davvero da zero, quindi ho prodotto queste riflessioni un po' ingenue, un po' strambe su questo mondo del video via web, che poi è un linguaggio completamente differente da quello del cinema, che magari invece avevo studiato un po' più approfonditamente. Ci sono altre grammatiche, altre cose, ecco. Allora, se la regia è pronta, io farei vedere lo scattino. Una caratteristica stilistica dei video di esternazione è lo scattino. Questo. Che mi rappresenta sto scattino? Una esibizione velleitaria di break dance? Un esperimento di teletrasporto parsimonioso? No. Lo scattino nasconde la censura. Che cosa mi stai tagliando con sto scattino? Difficoltà di sillabazione? Espettorazioni di catarro? Crisi creative? Sovrumani silenzi? Problemi di ritenzione urinaria? La questione è, da cosa mi stai escludendo con sto scattino? Quali preziose manifestazioni di energia vitale vengono censurate da sto scattino? Quali gemme espressive sono sacrificate in nome del falso dio dell'efficienza e della velocità attraverso lo scattino? Noi abbiamo il coraggio di farvelo vedere. Una caratteristica stilistica dei video di esternazione è lo scattino.
questo. Che mi rappresenta sto scattino? Una esibizione velleitaria di break dance? Un esperimento di teletrasporto parsimonioso? Dice, vabbè, mo intanto mi sposto di mezzo centimetro, intanto per cominciare. No, lo scattino nasconde la censura. Che cosa mi stai tagliando con sto scattino? Difficoltà di sillabazione? Sotto la panca, la capra canta, sopra la panca, la capra crepa, soprattutto la panca, la capra... Espettorazioni di catarro? Mangio un po' di parmigiano che mi dà un po' di energia qua. Crisi creative? Veramente, mi vergogno di me stesso. Sovrumani silenzi? Problemi di ritenzione urinaria? La questione è, da cosa mi stai escludendo con sto scattino? Quali preziose manifestazioni di energia vitale vengono censurate da sto scattino? Quali gemme espressive sono sacrificate in nome del falso dio dell'efficienza e della velocità attraverso lo scattino? Questa cosa diventa virale, magari metto pure la faccia virale, questa viene virale. Ah. Ci siamo? Mi senti? Sì, ora ti sento. Ok. Adesso mi senti. Quindi questo era lo scattino che al suo interno contiene anche una critica non soltanto insomma al mezzo in sé, ma anche alla, come dire, alla, a questo tentativo di autocensura, perché poi di autocensura si tratta. Comunque, insomma, comicità a parte, Quali sono secondo te gli, come dire, secondo te ci saranno delle, a parte gli effetti ovvi e naturali di questo momento rispetto a, alle disposizioni che ci sono in atto di restrizione, di distanziamento fisico, perché a me distanziamento sociale mi fa venire un po' i brividi, e che quindi insomma tagliano tutta una serie di spettacoli e di espressioni artistiche plurali. Secondo te come influenzerà questo momento la produzione artistica futura? Almeno senti che influenzerà la tua, come tu dicevi, presenterò uno studio, questo sarà uno studio, non sarò preparato. In qualche modo pensi che questa esperienza entrerà dentro il tuo studio oppure preferisci parlare di altro? No, allora da un punto di vista tematico preferisco parlare di altro. Detto ciò, siccome i miei spettacoli teatrali hanno sempre un dialogo abbastanza cercano di avere un dialogo sempre abbastanza vivo con chi è presente, è chiaro che chi sarà presente ai primi tempi post o durante Covid sarà gente che ha ben presente appunto la situazione in cui siamo, quindi sicuramente qualche gag sul tema insomma ci sarà, però no, parlare adesso di questa roba mi sembra che già ce la stiamo vivendo abbastanza, che parlarne forse diventa un po' troppo, insomma lascerei stare. Non so, immaginavo anche che al di là del mio caso, che io sono comunque un monologhista, quindi non sputo a chi mi sta a fianco, semmai sputo sul pubblico, e lui che dobbiamo distanziarci, e questo mi dispiace, però immaginavo, non so, pensavo, ma anche le produzioni teatrali, quelle degli stabili, o quelle appunto di gente che dialoga, no? La drammaturgia, alla fine l'uovo di Colombo per poter rappresentare impunemente spettacoli così e parlare appunto del tema del momento, cioè fare queste belle rappresentazioni con gente, con la mascherina che a distanza parlano dei problemi del Covid, della distanziazione, cioè diventa a quel punto le prove, le rappresentazioni sono assolutamente appunto con distanziamento fisico, perché
parliamo dei problemi di distanziamento fisico, ma sarebbe davvero avvilente alla lunga. Penso che penso che se questa cosa cambierà qualcuno, cambierà innanzitutto. Dobbiamo capire come cambierà il pubblico prima di capire come cambieremo noi, io penso, perché non credo che ci saranno adesso, tra quando è il 15 che riaprono i teatri, che ci saranno frotte di spettatori che la prima cosa che vogliono fare è infilarsi in una sala al chiuso, eccetera. A parte che insomma d'estate non sarà così, ma insomma dobbiamo anche capire che voglia avranno le persone di infilarsi, insomma di correre tra virgolette, anche perché se c'è qualcosa che mi sta facendo, io mi rendo conto che anche con gli amici che sto riniziando a vedere, insomma non è che ci scambiamo tutti questi abbracci, che è giusto se vuoi da un punto di tutto quello, però anche istintivamente non ti viene neanche da abbracciare una persona, questa cosa un po' mi spaventa, ecco, questo interiorizzare una situazione che magari finché è una regola che ti dai per sicurezza, eccetera, non stiamo a fare il discorso del giusto o non è giusto, diciamo, si fa, però se interiorizzi questa situazione diventa un po' triste e pericoloso. In modo che sì, diventa quasi un modo di essere, un'abitudine. Sì, insomma, non è bello. Sì, assolutamente no. Ci avviamo insomma verso la fine di questa intervista. Noi abbiamo, secondo me c'è un elemento molto importante che tu hai citato, che è il pubblico, e che spesso non viene compreso all'interno dell'equazione, non spesso, però a volte non viene compreso all'interno dell'equazione dello spettacolo dal vivo. Si parla tanto di programmatori, di artisti, di insomma istituzioni, ma spesso il pubblico rimane un po' fuori dall'equazione. Lì ci sono tante speculazioni in corso, nel senso che anche nelle scorse interviste alcuni artisti dicevano: ah, secondo me invece questo arresto sarà fatto venire fame di teatro, quindi le persone insomma avranno più voglia di venire a teatro. Sicuramente c'è da dire che appunto magari arriveranno con un altro approccio. Secondo te qual è l'elemento imprescindibile della relazione insomma tra artista e pubblico nel teatro? Cioè, come la vivi tu il fatto che esista un pubblico e che sia lì presente con te? Per me non è neanche solo una questione di presenza, di condivisione di uno stesso luogo, è proprio di condivisione di sguardi, nel senso che per me la cosa che mi interessa del teatro non è tanto che abbia un pubblico vivo e presente che mi guardi, ma che abbia un pubblico vivo e presente che si senta guardato da me, in questa relazione che inizia una relazione, insomma, una relazione che non potrà mai essere sostituita da Netflix, mettiamola così, perché insomma anche la gente in poltrona davanti alla serie TV è viva, voglio dire, no? Ma se la serie TV non si accorge che esiste, quella è una serie TV. Se io attore dal vivo non mi accorgo che esiste il pubblico di fronte a me e lui non si sente guardato da me artista, ma veramente tanto vale stare a casa a guardare Netflix. Ma questa è una cosa che pensavo ben prima del Covid, quindi da questo punto di vista, ecco, non credo che ci sarà, non lo so, vediamo. Anch'io devo dire, io i primi giorni del distanziamento ho pensato: va bene, quando finirà vedrai che la gente si riverserà nei teatri, nelle cose, sarà una cosa sana che ci farà risentire voglia. Ora non ci scommetterei più così tanto, forse dipende anche dal tipo di esperienza che noi artisti, teatranti e corollari riusciremo a proporre. Ecco, io credo che dovremmo proporre qualcosa di molto diverso da serie TV di Netflix, perché in quel caso ce le guardiamo più volentieri a casa, insomma. Eh sì, decisamente. Poi qualcuno, sempre quel qualcuno che ti dava del collaborazionista prima, dice che se ti vede ti abbraccia. Non lo voglio. Quello è uno che gira, quello è uno che va in giro, che incontra un sacco di gente, non so. Hai un sacco di abbracci che ti aspettano. Bene, quali, oltre a Kilowatt, insomma, dicevi giustamente, io sono un artista che vive delle sue date, dei suoi spettacoli, proprio molto praticamente, sei riuscito a riprogrammare alcune date rispetto insomma al futuro? Questi giorni stanno iniziando ad arrivarmi telefonate del tipo: recuperiamo quella data, quella la possiamo fare, sei libero quel tal giorno. Molto a rilento, perché io penso che anche i programmatori insomma non hanno idea neanche loro di cosa si può fare e cosa no, quindi sarà tutto molto affaticato. La situazione estiva paradossalmente è ancora forse un po' più semplice da immaginare, la situazione invernale che diventa un po' più
complessa, sale più grandi, poca gente, non lo so. Comunque in questi giorni stanno iniziando ad arrivarmi telefonate, mail di persone che mi dicono ma forse ci riproviamo, oggi dall'Università dell'Aquila hanno detto forse lo facciamo a ottobre. Però questo è più un problema dei programmatori, che per fortuna, almeno questo non è un problema mio, insomma, non lo so. Però sì, sta iniziando a muoversi qualcosa. Bene, allora, insomma, speriamo di rivederti presto sui parchi. Ti rivedremo a Kilowatt, quindi con questo... Sì, ma sì, tipo uno studio faccio di pomeriggio, che non si sa che succede, quindi non lo diciamocelo solo tra noi. Facciamo, sentiamocelo fra noi. No, io invece sono curiosa di vederlo. E spero, insomma, in molte, molte occasioni. Per concludere, io ti volevo fare questa domanda che abbiamo fatto nel corso del periodo di lockdown a tutti gli artisti che abbiamo intervistato e che adesso sta un po' prendendo dei significati diversi, dando delle risposte diverse, perché ovviamente il periodo è cambiato, quindi anche mi rendo conto che spesso è molto facile di dimenticare quello che è accaduto precedentemente, alla luce della nuova situazione in cui sei calato, quindi è anche interessante il fatto che le risposte varino. E la domanda è, dopo questo lungo cappello, tra tutte le cose che durante la quarantena non abbiamo potuto fare, non ci sono state, sono scomparse per, insomma, a causa dell'assenza delle persone, dell'assenza di relazione tra le persone, qual è la cosa che magari adesso sta ritornando e che invece tu vorresti non tornasse più? Mi stavo preparando nel pensiero quella che ti è mancata, invece no, è una domanda che vorrei che non tornasse più addirittura, aspita. Come desiderio, poi è ovvio che... Perché c'era quello che per cui ci può aver fatto bene questo periodo, tu dici, che vorrei che non tornasse più. Ma no, non lo so, non sono preparato, non mi viene in mente, non ricordo neanche più che cos'erano le cose prima, insomma. Però sì, no, tutto tornerà come prima, non so, non mi viene in mente nulla, a parte la pioggia che adesso ho davanti a me a Roma, ma quella tornerà, quindi no, non saprei. Però sono curioso di sapere le risposte degli altri, dei miei colleghi. Ho tante risposte, alcune risposte ricorrenti. Chi l'aveva con gli aperitivi magari, o chi ce l'aveva con i teatri. Sì, la movida brutta l'hanno anche detta, l'hanno anche citata, però sì. Quella brutta. Il brutto teatro, dici, sì, vabbè, però è una cosa che... Esatto, c'è stato anche, specialmente i musicisti hanno detto il silenzio, cioè il rumore più che altro che non tornasse più, quindi questa esperienza sonora unica è per certi versi irripetibile, i ritmi di lavoro, insomma diverse cose che effettivamente sono state un'esperienza inedita. Infatti è anche interessante fare questa sondaggio, questa sintesi. Perché, come dicevi, adesso siamo già rientrati, almeno qui a Roma, è già una quasi normalità, e quindi non anche persino il traffico sta ridiventando quasi normale, il traffico automobilistico, insomma. Anche il traffico, ci hanno detto. Ecco. L'aria pulita adesso viene in mente, era una cosa che sarebbe stato bello che lo rimanesse, insomma, questo sì, ma lo vediamo. Però, insomma, nel momento in cui ci sono le persone, ci sono... C'è anche tutto il resto che ci viene insieme. Sì, a Roma stanno ricomprando biciclette, ma insomma penso che le ruberanno subito. Quindi non so, Andrea, io ti ringrazio per questa intervista. Speriamo di rivederci presto, chi lo sa, o ad Aosta o a Roma o da qualche parte nel mezzo. Dal vivo e potendoci abbracciare, assolutamente. E potendoci abbracciare soprattutto. E volendoti abbracciare anche. E anche volendoci abbracciare. E ti auguro un grande in bocca al lupo, insomma, per le date future e per i tuoi progetti futuri. Anche a voi per il Tida e per Aosta. Grazie, a presto. Ciao. Ciao.